Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. Il Presidente della Repubblica Mattarella interviene sul Recovery Plan. Si tratta di cogliere o di perdere una straordinaria opportunità, afferma parlando ai magistrati della Corte dei Conti, e avverte le risorse vanno usate in modo attento e responsabile, evitando fenomeni di corruzione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inciderà profondamente sulla società. Nadia Zikowski. Efficacia, efficienza e velocità sono le tre condizioni nelle quali si dovrà disporre dell'impiego dei fondi europei, ragiona il presidente Mattarella con i magistrati di prima nomina della Corte dei Conti. La pandemia, le sue conseguenze e la necessità di sostenere la ripresa hanno determinato lo stanziamento di risorse ingenti e queste richiederanno un'attenta gestione. La Corte è chiamata a tener conto dell'importanza riservata dalla normativa europea alle funzioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione, conflitto di interessi e frodi nell'uso dei fondi posti a disposizione dall'Unione. Stanziamenti che peseranno sul debito, continua la riflessione, che richiede a sua volta un supplemento di responsabilità nella pianificazione della finanza pubblica. In altre parole, un obiettivo chiaro di crescita che sia già nella prossima legge di bilancio. Obiettivo ineludibile se vogliamo che sia una ripresa stabile e duratura. Si tratta di cogliere o di perdere un'opportunità straordinaria per l'Italia e per l'Europa. Insiste Mattarella sul ruolo della giustizia amministrativa nella ripresa, ma non dimentica di sottolineare che la professionalità del magistrato non è tecnicalità. Ma richiede l'esercizio di onestà intellettuale, di equilibrio, di sobrietà, assenza di autoreferenzialità, disponibilità al confronto e impone di rifuggire da logiche corporative che snaturano e deprimono la figura del magistrato.